La prima rotta ad essere ritoccata è stata la classica Roma-Milano-Roma, su a 10.000 metri, dove l'aria è anche più sottile ed ha meno resistenza. Il premio è stato immediato, 27 kg di combustibile in meno per ogni volo, il che significa un risparmio di 1.200.000 euro l'anno e per l'ambiente 85 kg in meno di anidride carbonica ad ogni viaggio. Pian piano molte altre autostrade del cielo sono state alzate di quota, ma non solo, sono state anche raddrizzate. È entrato nel suo terzo anno il piano di efficienza. L'Italia è la prima nazione europea già a questo punto e l'ENAV, la Società Nazionale per l'Assistenza al Volo che sta organizzando il piano, ha calcolato i vantaggi. Noi abbiamo circa 3 milioni di chilometri percorsi in meno, per un circa 30 milioni di chilogrammi di carburante consumati in meno e che significano ben 90 milioni di anidride carbonica in meno immessa nell'aria. 90 milioni di chilogrammi. Se era così risparmioso alzare le quote ed evitare i zigzag, perché non pensarci prima? Ma perché la tecnologia, cioè l'uso dei satelliti, lo consente solo adesso. Sul nostro paese volano ogni giorno 6.000 aerei e sono 2 milioni ogni anno.